Bene, parliamo di un tema importante, le caratteristiche, i vantaggi, i benefici e le unicità. Il concetto del conoscere bene le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, conoscerle a fondo e nei dettagli, questo è essenziale per qualsiasi vendita. Le conoscenze delle caratteristiche di prodotto o delle caratteristiche del progetto che stiamo esaminando o studiando o progettando sono conseguibili attraverso lo studio, il confronto con gli esperti, con i tecnici e soprattutto attraverso metodi che permettano di metterla alla prova, come il role playing. Sessioni di domande e risposta possono aiutare molto a mettere alla prova la conoscenza del prodotto. Esempio, per una società di formazione, il direttore potrebbe dire ai propri consulenti: fammi vedere come spieghi ad un cliente la differenza tra coaching, training, counseling e un workshop. Fammi vedere cosa risponderesti se un cliente ti chiedesse che differenza c'è. Bene, passiamo ai vantaggi. Le caratteristiche sono aspetti oggettivi, i vantaggi sono soggettivi. Quindi conoscere i vantaggi competitivi significa sapere quali plus abbiamo rispetto alla concorrenza e come questi vantaggi diventano utili, come si trasformano in benefici tangibili o percepibili per un cliente o utilizzatore. I vantaggi possono essere sia competitivi, riferiti a possibili alternative della concorrenza, cioè in cosa siamo migliori rispetto ad altri, o vantaggi assoluti, cioè riferiti al beneficio che ne può trarre il fruitore, che aiuto e che vantaggi hanno le nostre proposte o soluzioni. Facciamo un esempio: se un'auto ha la trazione a quattro ruote motrici, questa è una caratteristica, il vantaggio che il cliente ne può ricevere è di essere più sicuro in condizioni atmosferiche di pioggia, di ghiaccio o di neve. Quindi, mentre la caratteristica è oggettiva, il vantaggio è soggettivo. Parliamo poi di benefici e relazione tra benefici ipotizzati e bisogni reali, cioè che benefici può trarre un cliente dalle nostre caratteristiche, dai nostri vantaggi competitivi? I benefici riguardano una molteplice sfera di bisogni sui quali dovremmo fare grande chiarezza. Spesso i benefici ipotizzati sono altamente distanti dai bisogni reali e possono riguardare aree come 1. Il bisogno di risparmiare e liberare risorse per altri progetti. Oppure 2, il bisogno di sicurezza, garanzia, affidabilità. 3, il bisogno di efficienza, di strumenti che la rendono possibile. 4, il bisogno di immagine, la necessità di poter esibire qualcosa ai propri interlocutori esterni, ai clienti, ai referenti o ai politici. 5, il bisogno di azione, la necessità di poter dire ai propri interlocutori esterni, clienti o referenti politici che si sta facendo qualcosa, che siamo attivi. Ancora potremmo avere il bisogno autorealizzativo, cioè diventare il massimo di ciò che si può essere, raggiungere il proprio potenziale o un proprio sogno, sviluppare un proprio ideale. I benefici quindi non si collegano automaticamente alle caratteristiche dei prodotti, dei servizi o delle idee, ma diventano tali solo quando si realizza una connessione mentale tra caratteristiche e bisogno. E arriviamo al punto delle unicità e delle distintività. Quindi la domanda è: in quali elementi di prodotto o di servizio riusciamo a essere unici, ineguagliabili? In quali punti di forza si concentra la nostra unicità? Cosa possiamo fare solo noi o cosa possiamo avere solo noi? Cosa possiamo essere solo noi? Ecco, in che cosa si caratterizza la nostra distintività? Nella certezza della parola data, ad esempio, che è sempre un aspetto importante, nei tempi di consegna, nel servizio, nel customer care, in qualche brevetto, nelle relazioni umane, nella capacità di analisi organizzativa o progettuale, ingegneristica, nella capacità di vendere fiducia, dove? Nell'essere leader di mercato per ricerca e sviluppo o nell'essere leader di costo o nell'essere leader di convenienza? In quali campi? Noi dobbiamo essere certi di sapere dove si crea la nostra distintività, perché su quella dobbiamo fare leva. In altre parole, in cosa vogliamo essere percepiti come diversi per uscire dalla massa indistinta dei possibili fornitori. Buona distintività.